Allora, cosa succede? Sei male, la febbre e hai appena rimesso, vero? Ma ti viene da vomitare quindi adesso? sento, però non, come l'altra volta quando ho mangiato Burger King. Cioè che me la sentivo, però poi. Allora, adesso non mangiare più niente. Vuoi qualcosa di caldo o no da bere? Un tè caldo, ma lo bevi, non è che poi ti fa male. Va bene, riposati un pochino, ok? Riesci a riposare? La febbre, ieri sera avevi la febbre quasi a 38. Adesso non mi pare, adesso sì, insomma, no, sei un po' calda. Allora, ti misuro la febbre e vediamo quanto ce l'hai perché al massimo prendiamo la tachipirina, va bene? Un po' così. 37,2, quindi non ti posso dare la tachipirina, però hai mal di testa, vuoi un Nurofen? Il Nurofen ti toglie i dolori, Vane. Vuoi un tè caldo? Va bene, ti preparo un tè e poi ti riposi un pochino, amore? Va bene, dai. Mi accendi la TV. Certo. Poi, vuoi altro? Sì. Bello essere malati. Per Voglio niente, voglio dormire. quello ti dico, prendi un Nurofen. Ascolta, Vanessa, non li ho comprati per tenerli nella scatola e farli scadere. Stai male? Prendilo. Ti aiuta il Nurofen. Delle sapparelle. Solo se prendi il Nurofen. Ti ho preso la pastiglia che si scioglie in bocca, meglio di così. Però con l'acqua anche. Cioè, metto in bocca la pastiglia e No, non va giù con la pastiglia, la puoi mordere. l'acqua. Vabbè, poi mi prendi l'acqua Va e poi bene. il tè e poi la TV. Sì. Tendo a vomitare. Sì. Ma non ti è passato? Ti fa male a te? Vabbè, ma spegni la TV e riposati. Vai a letto, vai. Hai raffreddore. Hai il naso tappato? Hai messo lo spray nel naso? Vai a letto, dai. Vai a letto che tra un attimo poi ti porto il tè. Sì, io non so se va bene perché tu beva il tè, ma hai voglia di bere qualcosa? Non hai mal di pancia, tipo influenza intestinale, No, no? meno male il mal di pancia, se no. Eh? Anche il mal di pancia, no. No, capito, però se tu avessi una gastroenterite e bevi il tè, vomiteresti subito. Però a quanto pare è solo invece il virus dell'influenza, va bene? Dai, mettiti giù, tieni bassa la TV, perché altrimenti la testa ti esplode. Mamma mia. Così va bene, l'ho abbassata io. Sì, amore mio. Ah, ma qui ci sono delle bimbe malate ma affamate. Ma amore, hai fame? Bravo, amore, che ti do un po' di energia. E chi te l'ha fatto il panino? La Vane? È la sua specialità adesso, eh? Panino con sottiletta sciolta nel piatto e il cheddar. Cos'è? Sì, sono fettine, tipo sottiletta. Sono più buone queste. Vero? A me le sottilette non piacciono tanto, No, infatti. nemmeno. Io preferisco le fette di formaggio tagliate A che me si quando me sciolgono. le facevi non mi piacevano. No, amore. No, Invece questo è buonissime. buonissimo. Bene, così quasi ne mangio un pezzetto pure io. Tu vuoi? No, no, tranquilla, che se lo voglio me lo Io faccio. organizzo tutto e lei ti prepara la tua. Va bene, dai Vane, come stai? Stai un po' meglio a Male volte. testa. Ti gira la testa. Un po' tiepida. Sì, hai questa febbricola che non si capisce. 37,3, 37,4, vabbè. Cucciolini, avete visto che Vanessina ha un po' di febbre? Sì, avrà preso un colpo d'aria e guardate un po' che cosa sta facendo però. L'attività l'uomo ha rappresentato. Raffigurato! Sta aiutando Anastasia a studiare. Brava, amore! Dai, ripeti. Diventi più diligente? Finita l'attività, l'uomo ha raffigurato i disegni Con con il volto. Dai, ripeti. A few moments later. Cosa succede? Cosa succede? Vane? Ancora? Ma cos'hai? Hai la nausea? Ma non ti sforzare! Hai la. No, vabbè, no, grazie. Però hai la nausea. No, io sono Continui a mangiare. capito.
Va bene, è un buon segno se hai fame. Poi no, ti viene la nausea. Non si riesco a stare in piedi, però. Stai a letto. La pizza la mangi su? Non so, no, dai. Mangio. Madonna, hai le mani fredde, ti sta alzando la febbre. No, sei fredda. Mamma, dai. Cosa? Non sai se la mangi, eh? Io ti sento fredda però, eh. Hai anche il Nurofen in circolo. Dai, vai a letto che poi quando è pronta la pizza vediamo. Cena è servita, signorina. Adesso ti lavi le manine, eh? Ce la fai ad alzarti? Vuoi una manina? Una manina, amore. Ma quanti pupazzi! Non te li ha portati Anastasia? Signorina che sta preparando il tavolo. Qui abbiamo Lion che cena insieme a voi stasera, eh? Molto bene. Guardate com'è piccolo il televisore di Vanessa. Molto molto piccolo. Gigante. Piccolissimo. Allora, la pizza è pronta. Adesso voglio. Ho una fame. Non è tua questa! La tua è quella di là. Ma l'ho fatto incontrare. È buonissima la mia pizza. Vanessina, come la senti? Amara. Non ha gusto. Come non ha gusto? Oddio. Non avrei mica preso l'australiana. Guarda, ho letto oggi un articolo, è una nuova, è un'influenza che sta girando e che sembra sia arrivata anche in Italia. Sapore solo di succo? Beh, allora no. Sì. Ma qua è la tua bocca, sei molto raffreddata, si sente anche dalla voce. Ma guarda la faccia, cioè sento l'impasto. Ma che voce hai? Ha la voce bassa, è malata. Perché? È una voce strana, è quando si ha la febbre è così. Va bene. Non diventa più Vanessa. Cerca di. Sì. Torna, non ti preoccupare. È buona Anastasia? Buonissima. Mamma mia, adesso vado anch'io a mangiare. Allora, Vane, mangia quello che ti va. Non sforzarti. Buon appetito. Grazie. Visto cucciolini, come viene viziata Vanessina? Perché sta male, cena in camera, sua sorella la segue a ruota perché dice che vuole stare con la sua sorellina perché è malata, la sta coccolando tantissimo, le ha portato un sacco di pupazzi da mettere sul letto e va bene così, quando sono malati bisogna coccolarli un pochino di più. Dai. Mi andrò a rimettere. Ancora? No, non lo so. Allora, sei tiepidina. Sei tiepidina, adesso è ora di andare a dormire. Vabbè, viste le tue condizioni di oggi e di ieri, domani a scuola non vai, ok? Così ti riposi bene, stai al caldo, però non puoi venire con me né a portare Anastasia né a prenderla, Stai a casa tranquilla, ok? Perché altrimenti tanto vale. Vediamo come va stanotte, adesso ti rimisuro la febbre per vedere se è sempre uguale e decidiamo se prendere il Nurofen oppure no. Però il Nurofen, scusa, a che ora l'hai preso? Ricordami quando l'hai preso. Tipo 4 secondi. Ah no, non puoi prenderlo allora perché non puoi prenderlo. Va bene, niente. Adesso però misuriamo un attimino la febbre e poi diamo la buonanotte, va bene? Tomorrow. Buongiorno, come stai? Bene. Oggi stai meglio, vero? Sei sfebbrata, da ieri sera sei sfebbrata. Quindi oggi sei rimasta a casa perché ieri non stavi bene. Cosa stai facendo? Storia. Arte. Stai facendo arte, quindi ti stai portando avanti con i compiti. È mattina, brava. Così oggi studiamo, che domani abbiamo un'interrogazione. Ok, amore? Ti senti meglio? Sì. Ma sì, dai. Hai avuto questo colpo, hai preso questo colpo d'aria probabilmente. Hai avuto questa febbricola. Cucciolini e cucciolini, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao! Allora, è inutile che piangi. Allora, io stamattina cosa ho detto? Che oggi eravate in castigo e che non potevate usare il cellulare. Adesso lei è uscita da scuola ed è arrabbiatissima perché vuole usare il cellulare. State superando il limite della mia sopportazione, quindi faglielo capire tu che esistono anche i castighi, perché dopo che sta tutta la sera a giocare e poi al mattino mi accorgo che doveva fare un compito, non mi sta bene. Anastasia? Anastasia, se fai così peggiori la situazione, esci, entra e ragioniamo insieme, vieni. Ti ho detto che non decidi tu se devi giocare o no, lo decidiamo insieme, vieni dentro. E allora tu non giocherai mai più. Stamattina quando ho fatto lo zaino, stavo mettendo la merenda, mi sono accorta che ieri avresti dovuto leggere una pagina di italiano e non l'hai fatto, perché sei stata
tutto il giorno attaccata al cellulare. Allora, ti ricordi perfettamente di doverti collegare, però non ti ricordi di fare i compiti. La tua risposta è stata, ma mi sono dimenticata. Ma non è così che funziona, Anastasia. Prima c'è il dovere e poi c'è il piacere. Hai solo 7 anni e se io non ti educo adesso, ti perdo per strada. Fai solo seconda elementare. Se tu inizi a tornare a casa e voler attaccarti solo al cellulare e non pensi allo studio, ti troverai malissimo nelle scuole poi superiori, ok? Quindi, hai capito cosa ho detto? Rispondimi almeno. Anastasia? Cosa? Stai ridendo? Ma meglio così che ridi. Hai capito cosa ho detto? No. Come fai a non aver capito cosa ho detto? Io parlo la tua stessa lingua, sai? Allora, se non hai capito cosa hai detto, concludo qua il video e tu non giocherai mai più. Io ho capito! No, ieri sera cosa ti ho detto? Che oggi eravate in castigo. Forse te l'ho detto stamattina, non mi ricordo. Anastasia, mi stai facendo anche male. No, non puoi giocare. Non si può. A parte che adesso Vanessa deve andare a catechismo e dobbiamo andare a comprare l'estate perché domani hai la festa a scuola di carnevale. Come? Ma non, no, sono obbligata a portarlo perché mi sono resa disponibile per portarlo, quindi lo devo portare per forza. Tu invece adesso vai a catechismo, quando torni hai le tue bellissime 4 pagine di scienze da studiare perché domani hai una verifica. Cosa che avresti potuto fare? Sì. No, l'interrogazione. Ok, l'interrogazione. Cosa preferisci, la verifica o l'interrogazione? La verifica. La verifica? Potevi studiare in questi giorni che non avevate niente questa settimana da fare. Potevi portarti avanti, ma anche tu attaccata al televisore tutto il pomeriggio. Ovviamente oggi il televisore tu te lo scordi, giusto? È bello così, giusto? Invece se tu avessi studiato almeno una pagina al giorno, oggi non avevi niente da fare, dovevi solo ripassare. Ma quanto sei furba da 1 a 100? Meno 99.000. Ascoltami bene, vieni qua un attimo, vieni qua. Mi prometti, no, non piangere più, mi prometti che da oggi in poi sarai un pochino più attenta con la scuola, ti impegnerai un po' di più. Guardami Anastasia, guardami bene, ascoltami bene. Io non voglio che diventi un vizio, che torni da scuola e ti devi collegare. C'è lo studio, ci sono i compiti. Ci sono i compiti. Non pensare che torni a casa il venerdì e il sabato ti vuoi collegare e mi fai i compiti in malo modo, in maniera veloce. Mi ero accorta di quello, ancora per quando giochiamo nella ricreazione mi scordo. Va bene, ti sei scordata. Questa volta te la faccio passare, però io ti faccio giocare stasera 1 ora e poi basta, Perché più di un'ora è troppo. Poi si guarda un cartone animato, si guarda un film, ma io non voglio che tu stai attaccata più di un'ora. Ti do questa possibilità, ma più tardi, perché adesso dobbiamo portare Vanessa a catechismo e poi dobbiamo andare a prendere l'estate per te. Quindi, quando torniamo, puoi giocare 1 ora, glielo dici al tuo amico, una sola ora. Ok? Perché se inizi adesso, che hai solo 7 anni, ad attaccarti al telefono per ore e ore e ore, il tuo cervello, che è tanto intelligente, si guasta, si rovina. D'accordo, amore? Però non devi piangere, ok? Hai capito cosa ho detto? Appena io ti vedo il sabato o la domenica quando devi fare i compiti, farli in maniera veloce, al primo giudizio scuola negativo, poi puoi piangere quanto vuoi, farti venire l'ansia, il respiro che ti manca, quanto vuoi. La scuola è importante? Tua sorella non ha iniziato a 7 anni a giocare, ok? Sì. D'accordo? Sì. E perché piangi? Amore. Allora, amore, siamo andate a portare Vanessa a catechismo. Abbiamo comprato l'estate che dobbiamo portare domani a scuola, perché domani a scuola cosa fate? Aspetta. Facciamo la festa, per esempio. Di carnevale. Sì, l'hai trovata la maschera? Sì, dove l'ho messa? Ah, l'ho messa? In cartella. No, ce l'avevo io lo zaino. Amore, però ti devi ricordare le cose. Tirala fuori che adesso c'è lo zaino e la metti nello zaino. Sì. Va bene, poi ci siamo fermati. Aspetta, ecco, adesso sei in ansia. Oh, Ani. L'hai appena trovata? L'hai già persa di nuovo? Eccolo. No, eccolo. Ah,
sì, allora ti conviene metterla nello zaino. Perché domani faremo la foto e andremo anche in giro, la maestra. Aveva detto Gaia, la mia compagna, che andremo in giro. Va bene. Dai, non me lo mettono qua il telefono. Amore, ma tu non stai fermo un secondo. Poi siamo andate al tabacchino e abbiamo comprato un grattevinci che però faccio grattare senza offesa a Vanessa, perché Vanessa è molto fortunata. Va bene? Molto bello, amore. Per farmi perdonare adesso ti do un pochino il telefono. Ma pochino, perché poi dobbiamo andare a prendere la Vane, eh? Sì, è vero. Cucciolini, cucciolini, ditemi che squadre ti fate, perché se ti fate la Juve, quando sarà la prima mi chiedete la carta della Juve e vi porta questo. Se invece ti fate il Milan, mamma Romina vi fa un regalo bellissimo. Vi invito tutti a casa nostra, ai tifosi milanisti. Va bene, allora io finisco un attimino di lavorare. Ma sto pensando più gli uventini. Purtroppo sì, amore. Dobbiamo andare a prendere il pane. Non sai perché. Hai aperto. No, devi passare prima. Che belle le bolle. Però prima lo devi passare sul bordo, sulla gocciola. Dobbiamo andare, Anastasia. È tardi. Esce Vanessa da catechismo. È buio. Dai, andiamo. Sì. Mettiti le scarpe, che ti devi ancora mettere le scarpe. Non mi fare arrabbiare, ascoltami, perché altrimenti. Sì. Dai, su. Guardate qua il giochino. Sei contenta? Sì. Tu ogni volta che parli, che giochi col tuo amico, sei sempre felice. Quando ritorno poi lo chiamo. Non sarai mica innamorata? No, no, scherzo, amore. Quando ritorno la cosa. Anastasia, le scarpe! Vane, adesso devi studiare. Non hai più molta scelta. Dai, studia. Vane, la smetti? Com'è andata a catechismo? Vanessa, smettila di imitarmi. Non sei brava a imitarmi. Se mi vuoi imitare devi essere un pochino più cattiva. Ma aggressiva. Studia! Mamma, guarda. Cosa? Cioè, questi due telefoni, questo è il tuo, questo è il mio. Il mio è di 3, il tuo di 4, il tuo di 6, il mio di 5. Cioè? Cioè, poi 4 e poi 6. Il mio è 3 e indietro di 1. Sì, è più vicino. Guarda. Ma guarda come sta accucciato lui, sembra un cagnolino, non un gatto. Dai amore, su, veloce. Hai 4 pagine di scienze, sono quasi le 7. Mamma mia, non gliene frega niente. Ti vedo girovagare per casa. Dai, per favore. Studia. Hai 4 pagine. Te lo dico. Le devi ripassare. Me le dici, te le ricordi? Ma vedi. Sei pronta per l'interrogazione? Brava, che hai finito di studiare, vi siete messe il pigiamino che è quasi ora di andare a dormire, ma mi sono dimenticata di darti questo grattevinci, è da 3 giorni che ce l'ho nella borsa. Grattalo, perché tra un po' si gratta da solo. Dai, prendi una monetina. Dai. Ani, anche tu ti sei messa il pigiamino? No, non ho fatto arrabbiare, perché le dicevo di spegnere. Non ti arrabbiare. E lei mi spegneva. Non ti arrabbiare, amore, non ti arrabbiare. Dai, vai a grattare insieme alla Vane, dai. Dai, amore. Dai, vai, 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 gratta. E poi andiamo a dormire, dai. 38, 5, 11. Posso provare? Vuoi grattarne uno anche tu? Sì. Dai. Cosa sta roba che... Com'è che funziona questo grattevinci? È nuovo. I numeri? Sì. I simboli. Anch'io fortunati. Però, dai, mamma, ma non chiedo. Vabbè, dai, poi io te lo fa fare. Fa un pezzo lei, un pezzo tu. 33, 9, 61. 61! Ah, 61. Hai preso 61. 100.000, aspetta, 100.000 euro, 250 euro. Cosa? 250 euro. No, non ho capito, scusa. 61 è uguale? E c'è 100.000 euro? No. Cioè c'è scritto. 100.000 euro vuol dire 250. No, non è vero. Queste sono tutte le vincite che tu puoi fare. Cioè, cos'è che hai vinto? No, non ho capito. No. Cos'è che hai vinto? 100.000 euro. Ma che cavolo stai dicendo? Sì, ma 60. Cioè? C'è scritto. C'è scritto 100.000 euro? Vanessa? Vanessa, 100.000. Ma stai scherzando? Anastasia, ma leggi anche tu. Ani. Cosa c'è scritto? Mi tremano le gambe. Cosa c'è scritto 100.000 euro? Oddio, non è che 100.000 euro, cioè è tantissimo, eh. Aspetta, voglio provare. Vai altri. Vai avanti, che magari vinciamo ancora. E tanto il santo. Anche i simboli. Aspetta, voglio fare. Aspetta, 4. No. Cioè, Vanessa, ma con 100.000 euro? Non fare fortissimo. Non so. Piano, Ani, perché sennò si rompono. No, io. Dai, non litigava. Faglielo fare a lei.
84, no? Io cosa ti avevo detto che lo facevo grattare a Vanessa, perché fortuna. €5.50 Quanto? €250 Dai, ma ragazzi, ma cioè, no, vuol dire che io sono riuscita. Ma anche Anastasia, fai provare anche ad tu Anna. Fai questo. Cioè, vuol dire che ho beccato la schedina vincente. Me lo sentivo che dovevo prendere la schedina. Ragazzi, mi siedo perché sto per svenire. 77! Ma dov'è? Fallo qui tu, Ani. Non c'è il 77? No, non c'è. No. Ani, tu gratta i simboli fortunati. Fai piano. Piano, Ani, delicata, perché sennò gratti via tutto. Un broccolo. Fai piano. Vai avanti, vai, 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 vai. Gratta tutto, poi vediamo la fine. Piuttosto. Oh, ma vale. 120. Il dado! €50 Aspetta, aspetta. Pure? No. No, vabbè, dai. Ma mi state prendendo in giro. Che... Dai, amore, non piangere. Lo sai che è egoista. Ma faglielo grattare. Ma €100 Sono fortunatissima. No, anche Anastasia è fortunata. No, vabbè, ma io sto pensando, devo guardarlo un attimino bene. Ricontrolliamo. Neanche i dadi. Mi dati altri €50 Quindi, cioè, no, ma non capisco, ma mi sembra tutto 100.000. Così strano. Io non ho mai vinto niente. Quindi quanto aspetta, abbiamo vinto? Quanto abbiamo vinto, Ani? 100.000? 250? No, no, 100.000 e... No, vabbè, ma... 100.000 e €200 250, Anastasia aveva detto prima, eh? Il 5, dov'è? Ah, anche il 5. No? No, non c'è il 61. Ah, il 5. E il 5 è €250 Poi col 61 €100.000 Ma no, ma non ci posso credere. Più i due dadi che sono altri 200 euro e qualcos'altro. No, ma... Oh, Vane. Ma ti rendi conto? Cioè, non ti rendi conto? Sì? Ma c'è un altro. Cosa volete c'è che vi regalo con questi soldi? Un'altra casa. No, un'altra casa no, anzi, poverino papà, con tutti i soldi che stiamo spendendo gli diamo una mano. Mamma mia, ma io sono sconvolta, non ci posso credere. Non ci posso credere. Tu, Vane, non sei senza parole. Perché, cioè, poi è fighissimo, perché magari diventiamo Chiara Ferragni, cioè, wow. Con 100.000 euro diventiamo Chiara Ferragni, con 100 miliardi di euro diventiamo Chiara Ferragni. Ma io voglio prendere... Ma chi vuole diventare Chiara Ferragni? Ma noi siamo già noi stessi, nel senso, io non voglio diventare 60, nessuno. Prendiamo altri 60 di questo e diventiamo... ma no, cioè, non è che sono tutti vincenti, sono stata fortunatissima, ragazzi, però me lo sentivo. Non so perché, sono andata dal tabacchino a comprare i liquidi. Ho detto, prendo un gratta e vinci e lo faccio grattare a Vanessa, senza offesa, amore, ma Vanessa ha sempre vinto. Anche cose. Ovviamente non ha mai vinto una cifra così alta. Vanessa, ma cosa vuoi che ti regalo? Pensaci. Anche a me. Certo, amore. Le unghie finte. Le unghie finte. Amore, come sei umile, le unghie finte con 100.000 euro. Sei no, ti devo fare, vi devo fare un super regalone. Posso anch'io. Guarda, mamma, avete speso un sacco di soldi per questa casa, no? Sì. Quindi questi soldi devono andare a voi, però comprate anche delle cose per noi due, vero? Beh, sì, certo, ma lo avremmo fatto anche a prescindere dalla vincita, però sicuramente questa vincita ci potrà aiutare. Brava, Vane, bravissima. Vane. Vanessa, avevi detto che me li davi a me questi 100.000 euro. Vanessa, per favore, capisco che è un distacco un po' difficile, traumatico, non è facile staccarsi da 100.000 euro, ma Vanessa, sono miei. Vanessa, ho speso io i soldi per comprare questo gratta e vinci. Grazie, amore. Vedo che non è stato per niente. Ma hai capito tua sorella che non mi vuole lasciare la vincita? Non perdiamo sta vincita, per favore, perché guarda, io credo che nella vita certe cose avvengono una volta. No, Ane, ti prego. No! Ma sei fuori! Non vale più, non vale! No, vale. No, non vale più! Mettiamo lo scotch. No. Allora tu... Ma io lo do così. No, sì, tu lo dai così e rimani così finché lei non che poi i soldi non te li dà il tabacchino, 100.000 euro te li dà la banca. L'hai distrutto.
Sei pazza. Hai rotto un grattevinci da 100.000 euro. Anastasia? Io scomunico Vanessa da questa famiglia. Allora, Anastasia, ti ho dato... Ne avevo comprati due, gratta anche questo perché guarda, vedi di non romperlo. Dagli la moneta. Dagli la moneta, tu non devi toccare più niente, non gratterai mai più. Ma smettila, ma smettila. Sì, amore, fallo. Guarda, avevamo vinto anche noi, ma grazie a te abbiamo perso. Guarda che non sto scherzando, io non so se sarà valido. Ti giuro, Vanessa, che se non sarà valido, io fino al tuo raggiungimento futuro di 100.000 euro non li avrai mai, me li tengo tutti io. E nella tua camera nuova ci vado a dormire io, tu dormi con papà. Bello. 84! Dai, dai, raga, adesso basta però, eh. Adesso non mi prendete in giro più. È giusto, 84. E cosa ha vinto con 84? Un euro. Scopri sotto. Vediamo cosa c'è. Niente. Qua 34 e 12. 12 non c'è, che è il nostro giorno, amore. No. Ok. 84. Devo capire sotto. Cosa vuol dire. Dobbiamo leggere dietro. Qua sotto. Ma qua non si può grattare. Sì, vai. Ah, sì. Ma no. No. Ma cosa stai dicendo? Doppia sfida, vinci fino a 100.000. Scopri premio. Aspetta. Mamma, non si può grattare. Cos'è sta roba? Aspetta che leggo dietro. Se trovi un numero vincente, scopri il premio nel secondo riquadro. Ho capito io. Aspetta un attimo, me l'aveva spiegato quella del tabacchino. Ok, Vanessa, mi aveva spiegato quella del tabacchino cosa fare e quindi niente, la vincita è questa. Complimenti, è uno scherzo. È uno scherzo, la vendetta di Anastasia, perché a carnevale, Anastasia? Scherzi, è vero, quindi Vanessa non hai vinto. No! No! Vanessa. Ma cosa c'è? Cosa piangi? No! Faglielo fare a Vanessa. No! Una piccola soddisfazione anche ad Anastasia. Stiamo buttando via 100.000 euro. Vanessa, io e Anastasia eravamo d'accordo, dovevamo vendicarci, anzi Anastasia si doveva vendicare del brutto scherzo che le avevi fatto l'altro giorno. E quindi adesso l'ha fatto lei a te. Va bene, non litigate, sono solo scherzi perché tra poco è carnevale. Senti, ma te volevo farti una domanda, ma tu per esempio per San Valentino, che invece sarà mercoledì, il giorno che torneremo a scuola, vuoi organizzare qualcosa magari in questi giorni di festa con qualcuno, sì, in particolare, sì, non so, hai qualche amico? Sì, ho il mio compagno. Il tuo compagno? Come si chiama? Inizia con la B. Inizia con e la finisce con... Babbuino. No. Inizia con la B e finisce con la N. Va bene, quindi... No, prova a indovinare. Ho già indovinato io. Vediamo se indovinano, no, i nostri cucciolini invece. Cucciolini, se avete capito chi è, scrivetelo nei commenti. Esatto, esatto. E quindi... L, R. C'è anche la R di mezzo. Sì, vabbè, non dirlo, se no i nostri cucciolini hanno già capito. Senti, Anastasia, Cos'era? Girati te, non loro. Posso, okay, rigirarmi? Ci sei detto? Niente. Ok. Allora, vuoi organizzare qualcosa con questo amico speciale? Sì, tanto. Il tuo cuore batte forte per lui? No. No, però... È piano. È piano? Però batte, l'importante è che il tuo cuore batta. Per te invece c'è qualcuno in particolare a parte la mamma? No? Benissimo, quindi rimango solo io l'innamorata del tuo cuore? Brava amore, così per tutta la tua vita, tutta la tua vita. Spegni, immediatamente, spegni. Invece Anastasia mi ha già tradita con questo B, R, N. Giriamo un video insieme a lui perché sì, Vanessa si è trasformata in un fantasma rosa. Qualcosa, guardate. Sì, amore, ascolta. No, non spoileriamo niente. Non spoileriamo niente. Via, via, via. Show. Guardatela nello specchio, la pazza. Guardatela. Un fantasma rosa si aggira per Novara. Io lo so che tanto adesso voi vi fate male. Io mi arrabbio come non mai. E Brun non viene. Ok? Vi fate male. Basta, è partito anche il robottino che vuole scappare da questa casa. Dove vai? Torna a casa, robottino, scappo io, non tu. Dai, smettetela, adesso mi... Brun non viene. Brun. Vanessa, concludiamo questo video? Allora... Ti sei presa male abbastanza? No, neanche un po', perché a te non te ne frega niente. Allora ti dovrò fare uno scherzo molto, ma molto più pesante, va bene? Ciao! Dai, ciao. Fatite insieme a me...
Cucciolini e cuccioline, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like anche a questo video. Ciao! Siete state brave però, brave e diligenti. Lo so, è appena successa. Ma è possibile che appena accendo la telecamera vi fate male? Ma lo fate apposta? Abbiamo appena scoperto una cosa, dilla tu, raccontala tu. Sì. Alza la voce perché i nostri cucciolini, se no. Arriva, arriva. Ani? Dove vai? Cosa stai facendo? Noi abbiamo deciso di iniziare un video così. Dove vai? Dimmelo. Guarda che il video parla di te. Ah. Senti Ani, ti devo fare una domanda, solo una piccola domanda. Ani, guardami in diretta, vieni qua. Ma tu ami qualcuno? No. Sei sicura? Sì, ciao. Ma che sì, ciao. Torniamo a noi. Cos'è successo? Pochissimi minuti fa stavamo mandando dei messaggi. A chi? Ai nostri amici. Alle nostre amici. Lei stava mandando un messaggio a un suo amico con cui si connette per giocare online. E praticamente io gli mandavo questi messaggini a questo bimbo che ho conosciuto di nascosto. Facevo finta di essere lei, ma a un certo punto lei ha preso il telefono e che cosa ha detto? Gli ha mandato un vocale dicendogli: Vane, ce l'hai la voce? È una parola che proprio non riesce a dire. E quindi adesso dobbiamo scoprire se Anastasia è vero. Andiamo a vedere cosa stanno facendo. Gasper, un'intervista, ascoltami. Ma secondo te Anastasia è innamorata? Secondo te Anastasia è innamorata, Gasper? Ok, Gasper ha detto sì. Andiamo a vedere. Vanessa, io a voi due non vi... Ah, scusami. Ciao! Ciao! Mi sento, No, stavate facendo? Cosa stai facendo? Anastasia, volevamo solo sapere che cosa stessi facendo. Cosa sto giocando con il mio compagno. Stai giocando col tuo compagno? Brian, quello che ha fatto. Ah, ciao Brian! Ma sei tu? Ciao! Tutto bene? Anche voi. Che vuoi? Che vuoi? Eh? Hai mangiato? Eh? Hai mangiato? Ciu. Va bene, buon gioco. Buona visione. Ciao Brian. Brian. No, Brian. Brian. Ho detto Brian. No, ho detto Brian. No, ho detto Brian. Va bene, ciao ciao. 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 Abbiamo scoperto chi è il bambino. Ma secondo te, Vane? Le piace? Ma no! Ma cosa vuoi? Perché non giochi invece di venire qua? Sei tornata? Sei in pausa? Ma sei ancora collegata col tuo amico? Ma è qui? Brian! Papà! Amore, devo prendere una caramella. Non lo vedo. Quindi ti posso fare la lampella. Hai fatto lo zaino, Ani, che dobbiamo andare a scuola? Domani? Dai. Tra poco si spegne, vero? Ci facciamo la doccina veloce e andiamo a fare la nanna. Okay. Va bene, amore? Finiamo di vedere quello che stavamo vedendo, che poi ci devi fare lo zaino. Ani, ti devi alzare, sono le 10:15. Aspetta che stavo il telefono. Ah, la mamma di Sofia mi ha scritto dei messaggi. Romy, guarda, Sofia sta piangendo perché Ani oggi a scuola le ha detto delle cose brutte. Non è vero. Sofia vuole che tu ne parli con la maestra. Se vuoi parlali, grazie. Cos'è successo? Non ho fatto niente, Sofia. Sei sicura? Spegni sto telefono, per favore. Non ho fatto niente. Ma sei sicura? Sì. Guarda. Amore, magari non ti ricordi? Magari ti sfugge in questo momento. No, spegnila. Ah, ma sì, ma non ti preoccupare, spegnila. Ma tanto... No, spegnila. Così poi... Spegnila. Va bene. Vane, devi andarti a lavare, eh? Adesso mi sto arrabbiando. Come fai a dire che non è successo niente se ha scritto questa cosa? No.
Ma magari ti sfugge, hai detto qualcosa no. parlando con qualcuno e lei magari pensa che tu l'abbia detto. No. No? Vabbè, dai, fa niente, non importa, domani glielo dico io allora. Andiamo, dai, andiamo che dobbiamo andare a dormire. Anastasia, vai in bagno, lavati i denti. Vanessa, vai a far lo zaino. Dai, vai a far lo zaino, per favore. È tardissimo, mi sono messa a parlare con la zia Samantha. Diamo la bella notizia ai nostri cucciolini? Chi è che arriva a Pasqua? Che c'è, amo? Senti, ma magari ha capito male, eh? Non ti offendere adesso, fregatene, Ani. Dai. Boh. Dai, dai, dai. Ani, aprimi, dai. Ani. Ascoltami, parliamo un attimino, cerchiamo di capire cosa può essere successo. Ani. Devi parlare con me quando succedono queste cose, non ti devi chiudere in bagno. Ehi, sono le 10. Dai, dobbiamo andare a scuola domani, Ani. Non ti preoccupare che poi domani ci parlo io. Io mi fido di te, eh? Ani, sono sicura che tu stia dicendo la verità, aprimi. Ma tu aprimi. No, così li faccio vedere il video, li faccio vedere che tu sei sincera se dovesse succedere qualcosa, dai. Se spengono non le prove per fargli vedere che tu non hai fatto niente. Ma parlane con me, apri. Dai, amore. Allora, mandale un messaggio e le scrivi che tu non hai fatto assolutamente niente. E le dici, guarda che forse c'è stato un errore, io non ho fatto nulla, non ho detto nulla contro di lei oggi. Tu scriviglielo comunque, scrivigli, non devi dare spiegazioni a nessuno, eh. Gli scrivi, gli scrivi, ciao, sono Anastasia, guarda che c'è un errore, domani parlo io con Sofia. Perché con la maestra? Ma va, io dice di parlare con la maestra, non lei, Ma io poi domani... E gli dici, ciao, sono Anastasia, guarda che io non ho fatto niente e probabilmente Sofia ha frainteso qualcosa, magari mi ha visto parlare con qualcun altro e crede che io ce l'abbia avuta con lei, ce l'avessi con lei, stessi parlando di lei. Cosa dice? Non riprendere più. No, non riprendo, va bene. Cioè, lei non ha litigato con nessuno, però la mamma di Sofia dice che lei ha litigato con Sofia e che Sofia sta piangendo e che mi chiede a me se domani posso parlare con le maestre. Ma Ani, magari tu hai parlato con un tuo compagno che magari lei era lì vicino, ha detto Ma lei è sicura di quello che dice? Anastasia, io la riconosco dalle espressioni del viso. Ma magari non so, le hai detto ciao e lei si è offesa, qualcosa del genere. Ma no, dai, non è successo, no. Magari ha capito male. Ma cosa fai? Sei rimasta appesa alla porta. Cosa fai? Hai fatto lo zaino? No. Dai, vai a far lo zaino. Sono le 10, Vanessa. Sei uscita da scuola, che ridi... Dove sei? Tornando a farlo. No, ma ascoltami, fatelo domani mattina. Vedi di lavarti i denti e di andare a dormire, dai. Sei stanchi... Vanessa, ti devi lavare. Amore, ti sei lavati i denti? Per favore, sono le 10, non sto scherzando. Ti lavi i denti? Non li guardare più i messaggi, lasciala stare. Sono le 10 di sera, adesso basta. Continua a mandare messaggi, sta qui, adesso basta. Deve rispettare anche l'orario. Cosa sarà mai successo? Ma poi me lo dici alle 10 di sera. Poi devo dire una cosa, dimmi un attimo. Sì. Hai usato Coca-Cola? No, sa di cannella, è troppo buono. Sì, in effetti sa un po' di Coca-Cola. Stavo pensando, Anastasia, ma non è che magari parli con ridete, per errore l'hai guardata e lei pensa che lo prendete in giro? No. Sai che nella vita è un attimo fraintendere una persona, un messaggio. No. No? Con qualsiasi altra persona, intendo io con perché c'è questo legame forte tra con lui. No? Che magari lei si offende, che ne so, si è offesa per qualche motivo. Dai,
Dimmi, dimmi, amore, dimmi. No. Ah, hai detto che io parlavamo male. No, non stavamo parlando male. Ma no, ma figurati, no, quando aspetta, mai tu e Giulio? E scriviglielo tu, che io ti sto riprendendo. Scrivili, guarda che oggi io e non abbiamo parlato male di nessuno. Forse ha capito male la Sofia. Vanessa, io ti sto ancora aspettando, Gliel'hai mandato, amore? Ma non è vero, ho detto che lei diceva le parolacce, ma non è vero, io non dicevo. Ma tu non dici parolacce, allora è bugiarda, Adesso mi arrabbio io, non voglio sentire queste cose. Ma non è vero. Lo so, amore, che tu non dici parolacce, assolutamente. Boh, avrà fatto qualche sogno strano. No, amore, no. Non ti offendere, stai tranquilla. Ma basta! Anastasia, vai a dormire, fregatene. Adesso mi arrabbio, Continua a scrivere. Cioè, dopo un po' basta. Insomma, mattina ci penso io. Vai, Vanessa, i denti. Sì, ma no, amore. Tua sorella mi fa arrabbiare più di lei. Comunque mi sto arrabbiando io, Anastasia, adesso, non con te. Mi sto arrabbiando io con questa persona perché non si continua a scrivere certe cose quando noi gli stiamo dicendo che non, tu non hai fatto assolutamente niente. Vero, amore mio? Sì, non lo spegni. Noi spegni. Sì, amore, adesso spengo. Dai. Vane, lo zaino. Dove sei? Lo zaino. Perché c'è il tuo grembiule qui? Ani? Dai, vieni, portami il cellulare, vieni, dai. Vieni, amore, dai. No, spegni. Sì, adesso lo spengo. Sì. Basta. Ma sì, ne sto riprendendo Vanessa, un attimo. Ma che casino. No, ci sta chiamando, Ani. Rispondi. Rispondi tu. Rispondi. Parla? Di pronto? Pronto? Chi è? È uno scherzo, amore! Ti abbiamo fatto uno scherzo! Il numero di Vanessa l'ho modificato, ho messo mamma Sofia e lei che ti mandava i messaggi! Scherzetto, amore! E carnevale, ogni scherzo vale! No! Ani, non corre! Che cadi di nuovo! Amore! Che ci è rimasta male, amore! No, amore, ci è rimasto male! Stop, eravamo d'accordo io e lei, stop, ma dai, invece di essere contenta, grande, mitica amore, vieni qua, parla con me, no, basta che cade dalle scale, vai a lavarti. Quando torni da scuola te lo dico, deve essere uno scherzo molto molto pesante, ok? No, io ho scritto a Sofia su Roblox. Cosa gli hai scritto? I messaggi? No, non ho scritto. Quali messaggi gli hai scritto? Cosa gli hai scritto? No. Ha detto che ha scritto i messaggi su Roblox a Sofia. No. Cancellali, si possono cancellare. Cosa gli hai scritto? Non si possono cancellare. No, no, Anastasia, ma cosa gli hai scritto? Qualcosa inerente allo scherzo? Sì. Cosa gli hai scritto? Che non gli avevi fatto nulla, perché stava piangendo.
Si possono cancellare? Sto scrivendo, no. Come no? Sto scrivendo che era uno scherzo. Ma cosa gli hai scritto? Ha scritto, ciao Sofì, ma cosa ti ho fatto? No. Come per colpa di me. Vabbè, domani glielo dici che era un video che avevo fatto. Ma lei guarda i messaggi? No. Allora, sì, ha scritto, però una volta mi ha scritto. Va bene, ragazzi, però adesso sono veramente le 10 ed è molto tardi. Comunque, Vanessa, abbatti 5. Scherzo riuscitissimo. Ma quando... No, basta. Basta, Rastani. Ma quando ti ho chiamato... Cosa pensavi? Ho detto, ma Sofia che mi sta facendo uno scherzo. Ah, pensavi a Sofia, non a noi. Ani, basta, Ani. No, 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 non mi piace che state sulle scale. Ma contro il muro. Ragazzi, concludiamo qua questo video. Occhio, guardi che cadi nel gabinetto tu. Basta, concludiamo il video. Anastasia. Vabbè. Se lo scherzo vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. E se volete vedere altri scherzi, scrivete nei commenti quali. Ciao! Io sono tutta, perché ti ho scritto, come stai, Ani? Bene, grazie, mi avete mandato le foto. Sì, ma ho fatto tutto oggi, l'ho fatto tutto adesso. Gli ho mandato le foto di quando avevi la quinta malattia, perché è tutto di oggi. Infatti ho detto, guarda che ci becca, perché è tutto di oggi. Ma tu non ci hai fatto caso, hai capito? Tu hai guardato indietro? No, era terrorizzata dal presente. Mezzanotte, le campane sono in festa. Voglio spiare Babbo Natale, non ci vedo.